Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Allora, oggi vi propongo una nuova collezione in profumeria e oggi vi parlo di uno dei miei brand preferiti, lo sapete tutte, che è Yves Saint Laurent. Collezione molto particolare e che incarna molto il mio mood, ma anche proprio nello stile di vita, nello stile del look, perché è una collezione molto rock, dai toni cupi, dall'effetto smoky. Metallico ma scuro con forti colori a contrasto. Abbiamo dei marroni molto scuri, neri, borgogna, oro per illuminare. È una collezione stupenda. Grande attenzione sugli occhi, base perfetta, prodotti anche nuovi. Ho preso diverse cose e quindi parto subito dalla base. Allora, novità assoluta: Poudre Compact Radiance Perfecteur Universelle ed è una cipria matte effetto perfezionante. Che non aggiunge, qual è la novità? Che non aggiunge coprenza al fondotinta né ne altera il colore. Quindi ha la sua dust bag in velluto e all'interno trovate anche la spugnettina in velluto per l'applicazione. Classico pack Yves Saint Laurent e questo è il prodotto. Vedendola così vi sembra nient'altro che una cipria traslucida. In realtà sono 9 grammi di prodotto e no, è una tinta universale. La cosa interessante è che è un prodotto effetto blur, quindi richiama un po' la filologia dei prodotti già proposti dal brand come il primer e il perfezionatore compatto. Sembra bianca sul dito, una volta che io l'applico non rilascia minimamente colore e la cosa pazzesca è che opacizza senza avere percezione di prodotto. Non è polverosa. Non la sentite sul viso, quindi adattissima anche a chi secondo me ha il viso un pochettino più segnato, qualche anno in più. Prodotto eccezionale. Poi, nel mio caso, il contouring l'ho fatto con la mia amatissima Les Sariennes Bon Poudre Insouciant, quindi il prodotto di cui vi ho già parlato, che amo alla follia, quindi la terra in crema polvere. Io uso il colore 3, prodotto eccezionale, fa questo contouring morbido, molto molto bello. Non vi mostrerò perché sapete che ho un problema alle unghie e non li posso utilizzare, ma in questa collezione sta grandissima attenzione alle unghie, quindi non solo smalti, ma anche bellissimi sticker unghie con borchie molto lavorati. Se avete passione per la nail art o per le unghie un pochettino rock, dategli uno sguardo perché sono veramente belle. Centro della collezione è sicuramente la palette che si chiama Couture Palette Metal Clash. Ve la mostro perché, come sapete, Yves Saint Laurent già dona tantissima attenzione ai dettagli, nelle limited edition poi danno il loro meglio. E questa volta abbiamo un packaging di questo tipo, quindi argenteo, plastificato leggermente gommato come le Sariennes, ma con questo rilievo borchiato che riprende il logo dell'azienda. Andiamo alla palette di vera e propria perché ha dei colori secondo me stupefacenti, che sono questi. Quindi marrone scuro opaco. E la tinta centrale è un marrone opaco ma che ha all'interno una bella sfumatura viola, uno stupendo borgogna che vira proprio, che diventa quasi rosso sull'occhio. Un oro molto glitterato e un punto luce molto metallizzato che ha un riflesso veramente glaciale che va in contrasto con gli altri colori e quindi crea proprio questo punto luce molto visibile. Ovviamente il look occhi che ho realizzato l'ho realizzato solamente con questa palette e vi dico la verità, da 1 a 10 mi piace 1000. Ovviamente è un trucco rock, molto smoky, bordi e centro marrone scuro. Centro della palpebra rosso con applicato sopra il glitter oro, sfumatura marrone scura e poi con un mix del marrone e del borgogna per andare via via a riprendere un leggero sfumatura di rosso e poi punto luce interno e sopraccigliare molto molto acceso. E ho ripetuto lo stesso discorso anche nella rima inferiore. Palette stupenda. A partire dal glitter oro, che ha un rilascio di prodotto impressionante, alla scrivenza delle polveri. Io trovo soprattutto che da che le hanno riformulate, qualitativamente sono migliorate ancora, se era possibile, perché io già le amavo molto. Questi sono gli swatch dei prodotti. Appoggiando solo il dito, cioè qualità eccellente, soprattutto secondo me molto bella la scelta colore. Poi, altra nuova proposta in questa collezione sono i Couture Cajal 3 in 1, usciti in nero, verde bosco,
e blu elettrico. Io ho scelto ovviamente il numero 1 Noir Ardente, quindi il nero, bellissimo Cajal, proprio bello il logo, bella l'idea, ma soprattutto è molto bella la scrivenza perché è nero, ma veramente nero come la notte. E si chiama 3 in 1 perché? Perché può essere utilizzato come Cajal all'interno dell'occhio, come riga di eyeliner o come base, quindi ombretto in crema, base ombretto. Tant'è vero che io la base di tutto il trucco l'ho strutturata con questo. Quindi base nera in crema, interno, rima interna superiore, rima interna inferiore, rima esterna inferiore. Lavorata bene con le dita e poi ho iniziato la sovrapposizione delle polveri. Tra l'altro queste bellissime polveri metallizzate, applicando una base nera si intensificano ancora di più i riflessi, come ad esempio il rosso che è diventato un burgundi cupo. Applicato da solo è molto più acceso, molto più brillante e molto più vino fragola. Ho applicato come mascara il mascara Volume Effect Fossil nel color nero, che si chiama Noir Radical. Devo dire che mi piace molto. Ne ho applicati due strati per ottenere questo effetto un pochettino drammatico. Bellissimo mascara di un nero vinilico, veramente vinilico. Per le labbra io non ho utilizzato prodotti della collezione perché propongono dei glossi, quindi gloss volupté, ma in versione metallizzata a base lilla, a base rosata o a base bianca, e due rouge volupté shine, uno che è un fucsia viola e uno che è un rosso. Quindi grande attenzione agli occhi, le labbra ovviamente diventano un pochettino più glossy, più sheer. Io volevo esagerare e quindi ho applicato la matita in collezione permanente, la numero 21, che è questo bellissimo borgogna scuro, e al di sopra un rossetto che però non trovate più, perché oggi si chiamano Rouge Pour Couture. Questo invece è il Rouge Pour numero 134, che comunque è un color cioccolato fondente. Li hanno riformulati e anche migliorati, colori così li trovate assolutamente in gamma, e la caratteristica dei Rouge Pour Couture è essere proprio effetto éclat e satiné. Quindi colore satinato, grande aderenza alle labbra, ma anche ottima rifrazione della luce, quindi confortevolezza all'indosso. Per quanto riguarda le guance, propongono due colori dei Kiss and Blush. Io ne ho scelto uno che mi ha fatto impazzire, che è il numero 9 Rose Picorienne. Allora, in teoria si usa anche per le labbra. Io l'ho usato come blush, adoro, perché a contatto con la pelle diventa poudré. Non li amo particolarmente per le labbra, perché sulle mie che sono secche, seccano un po'. Però questo colore è un bellissimo rosa malva, chiaro, che ha questa punta di malva, e mi piaceva proprio perché andava completamente a contrasto con i toni cupi del look. Questo è lo swatch. E ce l'ho sfumato appunto con le Sarien, e dà questo effetto guance che defaticano anche un po' il look da questi toni pesanti. Prodotto secondo me bellissimo. Ovviamente ho utilizzato il Touche Eclat, che io uso regolarmente nel colore 2 o 2,5, anche come primer occhi. Una collezione che secondo me è da 10 lode. Hanno proposto anche i mascara colorati per sopracciglia. Io non li ho acquistati perché ho tre peli, però guardate, una collezione molto completa e molto bella. Se come me amate i toni cupi, rock, smoky, è la collezione che fa per voi. Andateli a dare un'occhiata in profumeria, perché io a più puntate, approfittando del mio compleanno, ho acquistato più cose possibile, perché veramente mi è piaciuta moltissimo. Ragazzi, spero di esservi stata utile, io vi mando un bacione grandissimo, vi faccio vedere un secondo look da vicino e vi saluto. Un bacione!